night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Vediamo se ho intuito bene o se ho fatto la figura del pesce adesso, eh? Dunque, lui e lui. C'è già anche fusibili dentro, nuovi. È lui, identico, sputato.
Ma dai, dice, dove vai? Dove vai? La metti in moto ora? Ci provo, è arrivato ora il pacco. Parti? Ho detto, è arrivato ora il pacco. Te mi sa che non eri in casa. Come è arrivato ora? Sì, corriere. Ero in casa finora. Si vede quando sei sceso con i cani e ha suonato e ti eri già sceso. Non ti parte mica. La batteria è scarica. La batteria proprio non c'è, attacco con la macchina. Vediamo se ho azzeccato il problema oppure no. Per 20 euro sono sempre il solito. Non vanno cani. Ora non mai. Ora vanno. Positivo. Come mai in bagno? Aspetta, per dove starti, dai. Ci metti di grosso. Per forza. Questi ci sono, eh.
qualcosa qui. O è nella moto. Quando lo accende? Vabbè, a quest'ora doveva essere già acceso, almeno l'orologio. E allora c'è qualcosa qui. Vedi, non accende niente. Sento di fargli otto circuito, fa saltare anche la batteria. Andiamo! Che se metti male in cavo. Un cazzo, No, tutto spento. Perché forse c'è un cavo della batteria che è staccato. Ah, è staccato lì? Sto lavorando qui.
batteria della macchina non è stanca. No. Non è stanca, no. E allora perché gira così? Qualcosa anche fatto nel motore. Arriva a mezza volta e poi si può. Anche la tangente diretta dalla batteria. C'è qualcosa nel motore, c'è parecchio tempo per quello.
Ma l'hai capito? Lo porto in officina. Vediamo se trovano loro, se vale la pena, se sistema, se no. Detto mi disfatturo. Perché a me mi ha già riempito quello che sono io. Lo metto sul carrello e tanti saluti. In base a cosa trovano in officina, se è una cosa che vale la pena, allora si può anche fare. Caso non vale la pena, va diretto a un press, lo dico io. Se vale la pena si sistema, se non vale la pena si fa diventare un cubetto di piombo.
questi che metto qui, così nel caso. All'officina, se quando glielo porto, glielo dico, ho cambiato venti ma non ho risolto un cazzo. Questo per l'officina, perché a me mi ha già rotto. Ammattisca qualcun altro. Io non c'ho più voglia di ammatti con questo. Si chiude la chiave, la posso lasciare anche qui intanto, non vado a... Allora, ora finiamo di montare questi qui, così almeno anche questi l'ho montati, fissati, collegati. Collego quello in bauliera, cioè collego, lo attacco con il biadesivo. Ste zanzare, la macchina è piena completamente. Delle casse posteriori, perché distrutte così da nulla. Vediamo un po' come suonano queste.
tra l'altro mi è ripresa la voglia dell'impianto stereo. Ho rificcato un bauliere al sub che io credo che quel sub lì abbia 30 anni. Se 30 no, ma 20 tutti sì. Perché ce l'ho io dal 2008. Sì. È un 25 in cassa chiusa. Non so nemmeno se funziona sempre, perché negli ultimi 10 anni è rimasto buttato lì in garage a prendere polvere su polvere su polvere. Su un modo che non rompa le scatole intorno ai piedi, compreso tutto il casino di cavi dietro dello stereo, anche quelli li blocco in modo che non danno noia intorno ai piedi. Metto il biadesivo a quello in bauliera, siamo pronti.
anche ferie dal lavoro. Quindi in quella settimana lì vedrò anche di fare questo impianto stereo. Devo smontare l'amplificatore che ho sull'altra macchina. Almeno uno. E vedere un attimino se funziona. Andiamo! Hai paura di piegare cerchi?